Resoconto sommario e del resoconto stenografico e che ai sensi dell'articolo 12,2 del regolamento interno la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web TV. Do il benvenuto alla dottoressa Marino, direttore del carcere di Torino. L'audizione ha luogo in videoconferenza in base alle disposizioni ricavabili dalle pronunce delle giunte per il regolamento del Senato e della Camera. A tale riguardo preciso che questa settimana vedrà la partecipazione dei commissari e degli adulti e degli auditi in videoconferenza in forma sperimentale. La Presidenza si riserva di valutare le conseguenze applicative di tale variante procedurale per poi eventualmente sottoporre all'Ufficio di Presidenza soluzioni ed indirizzi più stabili. Ricordo che ai sensi dell'articolo 12,5 del regolamento interno, l'audita ha la possibilità di richiedere la segretazione della seduta o di parte di essa, qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Dopo l'intervento dell'audita potranno prendere la parola in ordine di prenotazione i senatori e i deputati per porre requisiti. Prego la dottoressa. Un momento, facciamo un giro di tavolo della stampa. Sì. Sì, sospendiamo un minuto perché c'è una richiesta della stampa. Bene, riprendiamo. Prego la dottoressa Marino di svolgere il suo intervento introduttivo. Eccoci. Allora, innanzitutto buonasera e consentitemi anche in primis di porgere un ringraziamento a lei Presidente e anche ai componenti della Commissione per avere così anche sentito l'esigenza o anche la curiosità di ascoltare un direttore di istituto penitenziario. Quello che in commissione insomma, mi è stato chiesto per quanto riguarda il mio intervento è di sentire un po' quello che è la mia l'esperienza della gestione di un carcere ove sono reclusi i detenuti sottoposti al 41 bis. Il 41 bis è il cosiddetto carcere duro, è un regime di detenzione che è stato applicato in situazioni di emergenza nei confronti dei condannati per alcuni gravi reati. L'articolo è l'articolo 41 bis che è stato introdotto dalla legge Gozzini del 1986, rubricato non a caso situazioni di emergenza e si applica in due ipotesi perché il 41 bis è diviso in due commi, per cui c'è la prima parte che si occupa dei casi di rivolta e di emergenza interna e una seconda parte che è quello che interessa più da vicino il regime penitenziario e quello che si occupa dell'ordine e della sicurezza pubblica. Infatti, quando si parla di regime 41 bis, è opportuno specificare secondo comma. Viene applicato nelle ipotesi dei gravi reati che sono indicati nella prima parte del comma 1 dell'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. E contempla tutti i reati di associazione di stampo mafioso, terroristico, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico. È un regime detentivo che viene chiamato, identificato, speciale, differenziato, che è stato istituito nel 1992, una data molto importante dopo le stragi di mafia, dopo le eccisioni di Falcone e Borsellino. Se noi leggiamo il testo, c'è già quella che è la sostanza del regime detentivo.
Non a caso viene detto regime differenziato. Che cos'è che specifica bene il secondo comma, che poi è quello a cui noi dobbiamo necessariamente attenerci nella gestione di questo particolare regime detentivo? Il comma 2 dice in modo espresso: quando ricorrono gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il Ministro della Giustizia o anche su richiesta il Ministro dell'Interno può sospendere le normali regole di trattamento, ha la facoltà di sospendere queste regole di trattamento e quindi anche l'applicazione di alcuni istituti giuridici che normalmente vengono applicati ai detenuti di media sicurezza. Ecco, questo è un principio molto importante che è stato introdotto proprio nel 1986 per far fronte a questa situazione. All'inizio è stata una necessità soprattutto finalizzata a fare in modo che si spingessero questi detenuti alla collaborazione e di risultati se ne sono ottenuti in modo abbastanza considerevole. Poi con il passare del tempo, già dal 1986, poi è intervenuta un'altra legge che ha introdotto un altro comma, ha introdotto il comma 2, il comma 2 bis, la legge del 2002, che è andata un po' più ad approfondire quella che è la situazione del regime. Infatti il comma 2 è abbastanza specifico perché parla proprio di sospensione delle regole di trattamento, ma di quelle restrizioni che sono necessarie per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. E quindi il regime si muove in questo ambito. Io ho avuto la fortuna, se di fortuna si può parlare, di avere un'esperienza professionale del prima e del dopo. Mi spiego meglio. Io sono arrivata nel carcere di Novara, che è un carcere di massima sicurezza, nel 1999 e nel momento in cui c'erano i detenuti sottoposti al famoso articolo 90, che poi è praticamente quello che c'era prima del 41 bis. Quindi ho assistito proprio alla nascita, proprio strutturalmente del reparto 41 bis. E dicevo che c'è un prima e un dopo. Perché? Perché all'inizio, e questo lo si può vedere anche nei vari decreti applicativi del 41 bis, le regole erano poche, semplici, chiare. L'obiettivo era quello di fare in modo che il detenuto sottoposto al 41 bis non potesse comunicare né all'interno e in qualche modo impedire anche la comunicazione all'esterno. Quindi poche regole semplici, chiare. Regole sui colloqui, regole sulle telefonate, regole sui passeggi. Nient'altro, niente di particolarmente rilevante. Permanenza all'aperto, che poi sono quei 4-5 punti su cui si basa il decreto. E devo dire che la situazione, tutto sommato, era abbastanza tranquilla. Che cosa è successo poi? Un primo grosso cambiamento si è avuto anche nel 2000. E 13, quando è intervenuta la legge svuota carceri, cosiddetta svuota carceri, perché? Perché praticamente ha dato la possibilità anche ai detenuti sottoposti al 41 bis di poter presentare reclami. Quindi l'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. Viene data la possibilità anche ai condannati per i reati di cui al 4 bis e quindi anche ai detenuti sottoposti al regime detentivo speciale, la possibilità di proporre reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza. Che poi questa è la stessa legge che all'articolo 7 ha istituito la figura del garante nazionale. Il resto
diciamo che storia, perché subito dopo il 2013, con il proliferare dei reclami, ma in modo particolare anche reclami generici, diciamo che si è un po' anche svuotata quella che era la finalità propria del 41, perché da questo momento in poi ogni regola imposta al 41 viene messa a confronto con l'articolo 27 della Costituzione, in modo particolare. E il 41 bis è considerata un'ulteriore pena alla pena e quindi piano piano svuotato un po' anche dei suoi contenuti. Diciamo che era abbastanza, insomma, anche forse prevedibile. C'è stata una serie di pronunce della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, un'attenzione anche particolare della Corte di Giustizia europea, per cui da quel momento in poi è successo qualcosa. Nel mentre è intervenuta la legge, l'unica legge che disciplina il 41 bis, il regime detentivo speciale, che è la legge del 2009, la numero 94, e che è praticamente quella che è andata a disciplinare i vari istituti, le regole interne, ciò che all'interno del 41 bis è possibile fare e non fare. Quindi questa è l'unica legge che noi abbiamo del 2009. Quindi regole sui colloqui, la possibilità, i detenuti 41 bis hanno la possibilità di fare un solo colloquio visivo al mese di un'ora in alternativa alla telefonata di 10 minuti. Oppure, poi vi dico che sono intervenute anche altre modifiche, la possibilità di stare all'aperto 2 ore, la permanenza all'aperto. Colloqui solo con i familiari e conviventi, terze persone, c'era un espresso divieto salvo situazioni particolari. Insomma, ci sono state una serie di regolamentazioni nell'ambito di questo regime. Dal 2009 in poi, con una serie di reclami, una serie di pronunce, di sentenze della Corte Costituzionale, di sentenze della Cassazione che sono andati a toccare un po' anche, per esempio, i colloqui, è stata data la possibilità anche di fare i cumuli di 2 ore di colloqui, oppure è stato consentito anche lo scambio di generi ed oggetti anche nell'ambito dello stesso gruppo di socialità. Inizialmente non era possibile, oppure è stata ampliata anche in qualche modo con una serie di reclami anche generici, dei reclami che a volte veramente prendono dei piccoli particolari, cioè non vanno in qualche modo a toccare quelli che sono dei principi, fondamentali. Ecco perché l'amministrazione, con questa serie di reclami, per cui gli 11 istituti penitenziari e sezioni che ospitano attualmente i 41 bis, diciamo che ognuno, avendo magistrati di sorveglianza differenti e quindi pronunce differenti, eravamo arrivati ad un coacervo di disposizioni varie, per cui il capo del dipartimento, insieme al dirigente generale dei detenuti, quindi il presidente Santi Consolo e il consigliere Piscitello, hanno sentito l'esigenza di cercare di uniformare questo trattamento nell'ambito degli 11 istituti penitenziari. E quindi è stata elaborata la famosa circolare del 2017. Circolare che in una serie di articoli è andata a disciplinare molto, in maniera molto minuziosa, alcune regole. E
La finalità era una finalità lodevole, quella di cercare di rendere un po' omogeneo su tutti gli istituti penitenziari questo regime detentivo, ma in realtà non è stato così, perché dal 2017 il regime detentivo ha subito vari tipi di attacchi. Uno dei più importanti, il divieto di perquisizioni personali. Noi attualmente all'interno del circuito non possono essere eseguite perquisizioni personali se non con il metal detector, salvo casi che vanno documentati e verbalizzati. Questo indubbiamente può rappresentare un problema, perché è successo in alcuni istituti e anche a Novara che fossero stati intercettati dei biglietti, chiamiamo così, che è impossibile in qualche modo intercettare con un metal detector. È stata data la possibilità ancora di scambiare beni, oggetti nell'ambito dello stesso gruppo di socialità. È stata data la possibilità di cucinare, quindi anche di scambiare il cucinato con delle modalità che poi ciascun direttore abbiamo dovuto in qualche modo disciplinare perché poi è il direttore che è responsabile della sicurezza interna. È stato ampliato, gioco forza, il modello 72, che praticamente il modello 72 quello che è un elenco che varia da istituto a istituto, che elenca più o meno quello che i detenuti possono acquistare di beni, oggetti, quindi necessariamente dando la possibilità di cucinare, abbiamo dovuto ampliare. Questa regola. Viene data anche la possibilità di acquistare CD e lettori musicali, l'utilizzo addirittura di PC, di personal computer. C'è stato un caso di un detenuto che è abbastanza conosciuto nel nostro lavoro, che ho avuto anche la possibilità di conoscere nel carcere di Novara, dove è rimasto 8 mesi. Nel momento ha vinto, è riuscito a vincere tanti, tanti reclami quando era recluso al carcere di Sassari, tra cui anche la possibilità di avere il personal computer all'interno della camera di pernottamento. È stata anche data la possibilità, questo per i vari reclami che sono stati accolti, di poter anche inoltrare corrispondenza ad altri detenuti di altri circuiti, anche se non dello stesso gruppo di socialità, perché una regola che era una regola rigida, ferrea, fondamentale che c'era prima, che adesso in qualche modo si è un po' anche svuotata di contenuti, è che i detenuti sono raggruppati in gruppi di socialità massimo di 4 persone. E nell'ambito di questi gruppi possono permanere all'aperto o permanere nelle sale di socialità piuttosto che all'interno della palestra. Così come con dei reclami è stato modificato anche per esempio la disciplina del 14 bis, che è la sorveglianza particolare, che è un'altra misura che si può di organizzazione che può essere applicata anche a un detenuto sottoposto al 41 bis. Quindi il regime detentivo è questo. C'è stata anche, ecco, volevo citare anche, c'è stata proprio nel 2019 anche un'altra sentenza della Corte Costituzionale, anche questa molto importante, che ha dichiarato illegittima la preclusione assoluta all'accesso dei permessi premio per i condannati per i reati di mafia che non collaborano con la giustizia. Quindi ha riconosciuto una presunzione relativa di pericolosità dei boss.
È un discorso abbastanza ampio, quello che ci si che del, di questo regime speciale, che guardate, va anche a scontrarsi, perché di criticità ce ne sono tante, ma una delle criticità con le quali si è costretti anche a fare i conti è quella purtroppo delle criticità strutturali, perché purtroppo moltissimi istituti penitenziari, forse soltanto quello di Sassari, che fosse stato costruito in maniera da garantire una sorta di quello che il legislatore all'inizio aveva voluto perseguire. Ma a mia conoscenza, gli altri istituti o sezioni hanno delle fortissime carenze strutturali. Perché, per esempio, anche il carcere di Novara ha le camere che non riescono a garantire la separazione dei gruppi. E questo effettivamente rappresenta un problema. Che dire, questa è la situazione che c'è allo Stato con la circolare del 2017, che con i vari interventi sia della Corte Costituzionale che della Corte di Cassazione, ecco un'altra modifica che è stata apportata, sono state aumentate le ore in cui un detenuto 41 bis può permanere fuori dalla cella. Inizialmente, fino al 2017, erano due, adesso sono tre, con una interpretazione giurisprudenziale. Quindi la situazione è questa. Senza dubbio c'è anche da dire che sono tanti i detenuti sottoposti a questo regime, e poco è il personale che si occupa della sicurezza, che è il GOM, il gruppo operativo mobile, per cui in sostanza noi ci troviamo anche nelle ore serali o nelle ore pomeridiane ad avere unicamente una unità all'interno delle sezioni detentive. Cioè, in generale, io penso che sia questa la problematica, le problematiche più grosse, perché è necessario che l'amministrazione e quindi anche lo Stato ricominci forse un po' di più a credere in questo regime, magari anche togliendo anche un po' via quelli che possono essere degli elementi che in qualche modo non compromettono la sicurezza. Quindi, perché altrimenti in questo modo noi siamo passibili in maniera continua delle censure anche a livello europeo. Cioè, anche il fatto di poter cucinare o di acquistare alcuni cibi piuttosto che altri, reclami che vengono fatti sul tè nero piuttosto che il tè verde, l'acquisto della curcuma, l'acquisto del salmone piuttosto che. Cioè, sono elementi che in qualche modo non minano la sicurezza, piuttosto invece, al contrario, bisognerebbe credere di più e applicare magari in maniera molto più ferma altre modalità di organizzazione e di gestione di questi reparti, perché la finalità unica è quella di fare in modo che il detenuto in qualche modo abbia una difficoltà a comunicare con l'esterno, perché non dimentichiamoci che il fenomeno e le associazioni mafiose, soprattutto in questo momento, in quest'ultimo periodo, sono silenti ma non sono scomparse. E quindi credo che la nostra unica finalità sia un po' quello. Questi reparti di 41 vanno ripensati, ma non vanno aboliti, così come va ripensato anche il personale che lavora all'interno, perché negli ultimi tempi ci sono agenti troppo giovani che lavorano all'interno dei reparti, con poca esperienza, con poca professionalità. Io mi ricordo,
nei primi anni, in base anche a quello che era il decreto ministeriale, si doveva superare un periodo di formazione, un periodo di corso di almeno 3 mesi, da quello che ricordo. Invece adesso so che ci sono degli accordi sindacali, per cui una certa percentuale, che adesso non ricordo se 20 o 30%, vengono arruolati direttamente dalle scuole di formazione. E quindi questa cosa, io penso che possa rappresentare un problema, perché sono sezioni in cui c'è bisogno di personale qualificato, preparato. Oggi è un po' il problema anche di tutte le altre se le sezioni. Il quadro intermedio del ruolo degli assistenti, assistenti capo, sovrintendente, è quasi scomparso, perché purtroppo molte persone ormai stanno andando in pensione. E quindi c'è bisogno, a mio avviso, di ricredere in questo, perché il fenomeno è sopito, ma non è scomparso. Grazie alla dottoressa Marino. Iniziamo con il giro di domande. Si è prenotata l'onorevole Ascari, che è la coordinatrice del comitato ristretto che si occupa di queste problematiche. Prego. Grazie Presidente, ringrazio sentitamente la dottoressa perché finalmente ha portato in commissione delle questioni pratiche e concrete. Quindi veramente grazie, si vede tutta la sua esperienza, professionalità e competenza in materia. Io molte domande praticamente insomma, mi ha già risposto. Vorrei chiederle se fosse possibile avere comunque una sua relazione con le criticità che lei ha illustrato e anche chiederle appunto quali possono essere le proposte concrete di modifica del 41 bis che potrebbero appunto potenziare il regime. Quindi le chiedo espressamente questo anche per iscritto, se le è possibile. Poi le chiedo se vi sono delle riunioni, magari periodiche, con i vertici del DAP, con la Direzione Generale Detenuti. Ovviamente adesso siamo in un tempo particolarmente difficile, ma in base insomma, anche alla sua esperienza in tempo ordinario, se vi sono appunto in incontri periodici per individuare le problematiche, cercare soluzioni oppure prendere copie di best practice anche con gli altri direttori di istituto che ovviamente ospitano il reparto al 41 bis e anche riunioni con il GOM. Questa è la prima domanda. Poi, se è possibile, ne farei anche un'altra. E le chiederei, visto che adesso lei è direttrice in missione del carcere di Torino, che ospita anche detenuti in alta sicurezza, le chiederei quali regole sono ad oggi in vigore nel circuito, per esempio il circuito a regime aperto, c'è la possibilità di telefonare. Per quanto riguarda i trattamenti in corso, per quanto riguarda i colloqui, quindi vorrei chiederle questa, diciamo, com'è la situazione. Poi l'ultimo aspetto, che però è attuale, una notizia proprio di questa mattina, quindi mi permetto solo di chiederglielo, è uscito questa mattina un articolo in cui la dicitura è Covid, allarme a Torino, processi mafia a rischio, in cui appunto c'è una difficoltà proprio nell'affrontare i processi per la difficoltà di allestire collegamenti in videoconferenza per gli imputati. Quindi le vorrei chiedere anche in merito a questo. Per ora mi fermo, grazie. Grazie, ha chiesto anche di poter intervenire l'onorevole Vanda Ferro, prego. Io saluto e ringrazio ovviamente la dottoressa per aver fatto uno spaccato ampio, ma soprattutto anche per aver messo, devo dire, in evidenza le tante criticità. Beh, devo dire, la collega Scani che sta lavorando anche, devo dire, attraverso il comitato, insomma, sulla revisione del 41 bis,
ha, devo dire, messo importanti punti a partire dall'articolo dell'Agenzia ANSA di questa mattina, che riguarda insomma l'impossibilità di procedere sui processi, anche di in qualche modo con i ritardi arrivare ad eventuali insomma situazioni che vedono prescrizioni e quant'altro. Io invece volevo chiedere alla dottoressa, considerata la sua grandissima insomma esperienza, 10 anni al carcere di Novara, oggi devo dire continuata in altro ruolo e in altra sede, rispetto a quello che sono state le rivolte carcerarie, quanto hanno inciso, ecco, devo dire, tutte queste cose a partire insomma dall'utilizzo magari del computer piuttosto che dei cellulari, da quello che abbiamo letto, e soprattutto anche sulla criticità che vede problemi strutturali, e lo abbiamo inteso, e del resto non sono istituti carcerari da terzo millennio, per quanto riguarda ovviamente la poca formazione, ma anche capire se c'è un controllo su coloro che vengono assunti direttamente dalla formazione, che non hanno ovviamente, rispetto a quello che è il detenuto, il 41 bis, né l'esperienza né probabilmente in qualche modo la formazione giusta per poter star lì, perché devo dire, in un'altra audizione fatta proprio con il capocom, qualche dubbio era sorto già in una precedente audizione. Sul discorso delle celle aperte, abbiamo letto che molti, ecco, per esempio, direttori hanno inteso in quel periodo, probabilmente dovuto anche alle tensioni per l'eventuale contagio Covid, per insomma questa scelta che poi pare non si sia rivelata delle migliori. E infine, ovviamente, le chiedo rispetto alle tante criticità che ci sono. Per quanto riguarda insomma quello che andremo a fare, eventualmente anche un suo contributo importante, perché credo che l'esperienza di chi la vive in prima persona insomma può essere anche per noi come commissione, come insomma lavoro da mettere in campo, in qualche modo insomma un patto importante che possa ridare anche tranquillità. Perché guardi, io vengo da una regione come la Calabria, ma del resto anche il presidente Morra viene da quella regione, dove con modo, insomma, lei ha detto non è solo sopita e silenziosa, ancor di più in questo periodo particolare, in questo periodo di emergenza, in questo periodo in cui certamente la magistratura sta portando brillanti risultati, non ultimo la cattura del boss latitante Bellocco, ma che lascia capire che insomma è soltanto sopita e silenziosa, ma che è attiva a 360 gradi. La ringrazio. Grazie, l'onorevole Verini. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anch'io la dottoressa Marino per questo suo importante contributo. Io volevo formulare una domanda preceduta da 15 secondi di premessa. Si è aperto un dibattito, non recentissimamente per la verità, ma recentemente questo dibattito ha conosciuto anche interventi comunque autorevoli su versanti di opinione diverse. Mi riferisco per esempio all'articolo che il magistrato Woodcock ha scritto per un quotidiano, alla replica che un ex magistrato di grande valore ed esperienza come Giancarlo Caselli ha pubblicato sullo stesso giornale e ad altri interventi sulla materia. Ricordo il tema sempre sollevato da personalità come molto attente ai temi dei diritti dei detenuti, come Luigi Manconi. Poi è stato ricordato anche da lei, dottoressa, la sentenza della Corte Costituzionale. Insomma, la domanda che le volevo porre è questa. Si pone un tema di dibattito e riflessione attorno al 41 bis, che io molto sinteticamente vorrei riassumere soprattutto in tre questioni. Il tema, il gran numero di persone, credo che siano diverse centinaia, non conosco adesso il numero preciso, ma credo che siamo oltre 600 persone che sono sottoposte a questo regime, che avrebbe dovuto originariamente riguardare da un lato gli irriducibili, coloro che non collaborano, ma dall'altro lato anche evitare evidentemente contatti con ambienti ancora e impedendo quindi che dalle carceri si potesse continuare a lavorare per la criminalità organizzata e le mafie. Quindi,
questo gran numero lascia aperta una domanda. È vero o non è vero? Chiedo alla luce della sua esperienza, una domanda la mia neutra, che molto spesso c'è un po' di automatismo nelle conferme di questo regime, o c'è un'istruttoria davvero attenta, vagliata, per poter poi decidere la conferma di questo regime? Infine, lei, così come è stato emerso nel, come è emerso nel dibattito, rileva o no che quel regime, che doveva essere in qualche modo legato a una sorta di eccezionalità, si è trasformato in una sorta di ordinarietà? Ecco, alla luce di questa, ed è la domanda, lei concretamente avrebbe da suggerire eventuali cambiamenti che, pur mantenendo i caposaldi dei principi che hanno portato a suo tempo il legislatore a introdurre queste norme di tutela della, dello Stato e di contrasto e prevenzione alle mafie, ha da suggerire delle proposte concrete per tenere insieme quelle esigenze con anche i diritti dei detenuti e delle persone che, pur macchiatesi di efferatissimi delitti, sono comunque dei detenuti e delle persone. Grazie. Grazie, non ci sono altre domande, quindi ridò l'onorevole Paolini. Grazie Presidente, ringrazio la direttrice per la esposizione sintetica del quadro. Io le volevo chiedere due cose. Innanzitutto, se a sua esperienza come tecnico del settore conosce se ci sono situazioni, regimi equiparabili di detenzione in altri paesi, parliamo di paesi europei, non certo paesi sudamericani. Secondo, nel decreto di questi giorni in conversione, il 130/2020, c'è un ulteriore allargamento, all'articolo 13 se non ricordo male, un ulteriore allargamento dell'ufficio del garante, con un ulteriore allargamento che a mio avviso non è molto chiaro nei suoi confini, che può consentire al garante stesso di estendere a figure non meglio identificate le sue competenze ispettive e o di controllo. Volevo chiedere, già il regime del 41 bis a detta di molti magistrati che si occupano di antimafia è già abbastanza permeabile sia da parte ovviamente dei difensori che da parte dei garanti, sia a causa delle pronunce e orientamenti che lei ha delineato. E quindi la domanda è in parte quella che ha anticipato il collega Verini, ma sotto un altro profilo. A suo avviso ha ancora senso tenere questo feticcio così come è ridotto, che ormai non è più francamente né quello che era prima né perché non consente più di tenere appunto quella separatezza che è la base del 41 bis. Allora cerchiamo di inventarci qualcosa di nuovo, se ha qualche suggerimento o proposta o segnalare qualche episodio, qualche metodo utilizzato in altri paesi. L'ultima domanda riguarda invece, sempre nel decreto 130/2020, che prevede un aggravamento di pene per chi in qualche modo consente le comunicazioni tra detenuti all'interno o all'esterno, il che mi sembra anche in contraddizione, perché da un lato cerchi di allentare il regime, poi aumenti le pene se qualcuno mette in contatto le persone. Le volevo chiedere, ma siccome che i soggetti passivi di queste eventuali sanzioni sono tutti soggetti quantomeno di una certa età, quantomeno molto vicini, se non ergastolani o comunque con lunghe pene detentive da scontare, ritiene che portare da 1 a 4 anni, gli 1 e 4 anni previsti oggi per chi consente ad esempio di occultare un telefonino, a 2, da 2 a 6, abbiano un'effettiva efficacia deterrente, ovvero siano poco più che una norma così, un grido, uno spauracchio che di fatto non avrà alcuna efficacia deterrente ulteriore verso ad esempio soggetti ergastolani? Grazie. Grazie, non ci sono altre domande, quindi facciamo rispondere alla dottoressa Marino, anche perché poi c'è un seguito e ci sono già gli audenti che aspettano. Prego, dottoressa Marino. Allora, sono delle domande abbastanza
impegnative. Chiedo scusa, dottoressa Marino, le volevo ricordare che, ove lo ritenesse, può riservarsi di rispondere per iscritto, se questo può agevolare la sua, il suo contributo. Grazie. Grazie. Allora, dunque, rispetto a quelle che è stata la prima domanda, mi sono segnata un po' di cose. Quali potrebbero essere le eventuali soluzioni? Soluzioni poi, insomma, voglio dire, io faccio il direttore, per cui non... Dal mio punto di vista, dalla mia esperienza, considerata che sono, insomma, più o meno più di 20 anni che da vice direttore, da direttore, ormai, insomma, di istituti, soprattutto nel Piemonte, diciamo che li ho girati quasi tutti, allora, l'importanza, io ribadisco l'importanza dei circuiti detentivi 41 bis, perché rivendico quella che era la finalità principale e più importante che ha portato il legislatore a introdurre questo articolo. E questo regime, più che articolo, perché non dimentichiamo che è un regime detentivo speciale per le finalità per cui è stato strutturato. Qual è il problema? È che con il passare degli anni le regole si sono sovrapposte, quindi attualmente abbiamo una serie di pronunce dei vari magistrati di sorveglianza che ci pongono molte difficoltà. Ecco perché l'amministrazione aveva tentato di uniformare, ma non si può uniformare. Perché comunque sono regole, devono essere delle regole poche, chiare, e dobbiamo forse fare un passo indietro, alcuni passi indietro, tornare un po' a quello che era inizialmente il regime detentivo. Poche regole, ma chiare. Come dicevo prima, scendere nei particolari, come si è fatto, io mi sono segnata anche alcune cose che sono previste, per esempio, nella circolare, tipo fornelli a induzione, sappiamo benissimo che fornelli a induzione in carcere non saranno mai messi. Problemi con i canali TV, ci sono stati una marea di reclami su questi canali TV, sale hobby, palestre, le radio, ecco, un problema con le... In sostanza i magistrati di sorveglianza sono seppelliti da reclami generici dei detenuti, le radio devono essere solo con frequenza M in carcere, è impossibile ancora oggi acquistare queste radio con frequenza AM, addirittura è stata introdotta la possibilità di acquistare lettori, i reader per consultare atti, e diventa complicato, cioè pensate che all'interno di una camera è complicato anche soltanto avere due prese per la corrente, per cui immaginiamo un po' quale potrebbe essere il problema. Addirittura ci è stato detto di togliere le etichette dalle bottigliette di plastica e dalle confezioni dei fazzolettini che i detenuti portano a colloquio. Ci siamo trovati in alcuni casi in cui abbiamo dovuto addirittura letteralmente far togliere le magliette ai parenti, farli mettere al contrario perché non possono entrare le magliette con le scritte, perché si è detto che potrebbero essere comunque dei messaggi. Allora, ci siamo, a mio avviso, insomma, ce la siamo un po' cercata questa cosa, nel senso che i magistrati di sorveglianza applicano il diritto. E quindi è logico che adesso ci troviamo in una serie di situazioni da cui non riusciamo a uscirne. Il, tra virgolette, il detenuto che non nomino, per non dargli troppa importanza, che ha vinto una marea di reclami nel carcere di Sassari, ormai fa giurisprudenza. Cioè, ormai manda le sue ordinanze in tutti gli altri circuiti di 41 bis, e quindi si pongono dei problemi che non sono problemi così semplici. Per cui, innanzitutto edilizia penitenziaria, perché se si vuole mantenere questo regime,
Forse non servono neanche 11 istituti penitenziari, forse ne bastano anche di meno, che siano però adeguati e che abbiano tutte le caratteristiche che prevede l'ordinamento penitenziario. Cioè, facciamo in modo di non essere bersagliati da reclami giurisdizionali o anche da reclami generici. Quindi, in primis, gli istituti devono essere adeguati e quelli che ci sono attualmente sul territorio nazionale non sono adeguati. Sono molto, molto carenti. Il problema si è posto anche adesso con i cortili passeggio, perché nel momento in cui la Cassazione a sezioni unite ci dice di far fare 3 ore e noi non possiamo farlo perché non abbiamo i cortili passeggio a sufficienza, è un problema. E poi, quindi, primo, regole precise ma chiare, istituti che siano più adeguati. Istituti che siano dedicati ai 41 bis, come dice il legislatore, che non ci siano altri circuiti che in qualche modo possano, e quindi si crea una situazione di doppio binario per cui non sappiamo veramente da che parte andare. Personale preparato, io più volte, insomma, sentito anche in generale, sento i ragazzi del GOM, personale deve essere preparato, cioè per gestire questi reparti ci deve essere del personale formato, anche formato periodicamente. E questa cosa, consentitemi, anche per i direttori, perché siamo rimasti veramente delle mosche bianche sul territorio nazionale, siamo pochissimi direttori che conosciamo e abbiamo gestito il 41 bis, e questa cosa non va bene, non fa crescere l'amministrazione. Io per quello, io oggi veramente vi sono infinitamente grata, perché rispondo alla domanda che mi veniva fatta. Noi non siamo interpellati, noi non veniamo chiamati mai, quasi mai. Quindi noi le circolari che arrivano le seguiamo, e questa è una cosa che secondo me deve cambiare. Io mi ricordo quando sono arrivata a Novara da vice direttore, il direttore che gestiva l'istituto, che dirigeva l'istituto, io mi ricordo che erano molto più considerati. Venivano spesso chiamati anche a Roma, anche per sentire il loro parere, e anche da un punto di vista professionale erano valorizzati. Adesso non più. Se voi pensate che Novara con l'ultima classificazione è passata al secondo livello, perché non interessa più a nessuno. Se un carcere ha un 41 bis piuttosto che un'alta sicurezza S1, S2 o S3. E quindi c'è anche una sorta di demotivazione. Perché stanno entrando tanti giovani anche nel GOM? Perché molti se ne stanno andando. Molti ispettori bravi che io ho conosciuto in questi 20 anni sono un po' demotivati, e quindi noi perdiamo comunque delle risorse preziose. Vanno ripensate. Poi rispondevo all'altra domanda, se non sbaglio, su Torino, sul Covid, adesso non ricordo bene, ma a me non risulta questo allarme, sinceramente, anche perché stiamo facendo anche tutto ormai tramite videoconferenza. Qui le aule sono attrezzate, stiamo continuando a farle, per cui io sento periodicamente anche la procura, i GIP, per cui facciamo di tutto. Considerate che qui a Torino c'è una media di ingressi di 15-20 al giorno, quindi con varie convalide, e ripeto, le traduzioni si sono ridotte moltissimo, quindi non vedo questo allarme. Tra l'altro, considerata anche il numero dei detenuti, perché siamo a 1500 detenuti, una marea di circuiti penitenziari che sono qui a Torino,
vi dico anche che i contagi sono veramente ridotti al minimo, perché abbiamo una ventina di contagi, tra l'altro anche asintomatici, per cui non abbiamo, almeno facendo i dovuti scongiuri, stiamo cercando di contenerle queste situazioni. Per cui, ripeto, almeno ad oggi non mi è stato rappresentato nessun particolare problema per quanto riguarda il Covid. Ecco, un'altra cosa su cui bisognerebbe anche puntare e rafforzare è l'ufficio reclami del Dipartimento, che prima aveva un sufficiente numero di personale, adesso invece non c'è quasi più nessuno. Quindi questa è anche un'altra grande criticità, per cui qui erano dei settori che erano abbastanza pochi e adesso quello che mi risulta andrebbe anche potenziati questi uffici in qualche modo. E poi invece non mi ricordo chi mi chiedeva, non so, per i telefoni cellulari forse, non ricordo adesso. L'aumento di pena per l'introduzione di cellulari. No, ma anche collegato alle rivolte, avevamo detto. Per le rivolte. Sì. Ma celle aperte, sinceramente, questo non lo so, anche perché è da un po' che nella nostra amministrazione c'è questa questione della vigilanza dinamica, celle aperte, anche se insomma non è stata ancora neanche capita tanto bene questa cosa. Ma io, ripeto, delle rivolte non so cosa dirvi, nel senso che fortunatamente io all'epoca gestivo sia il carcere di Novara ed ero anche direttore al carcere di Aosta. Sono stata per 2 anni anche direttore ad Aosta. Io devo dire che rivolte non ce ne sono state. Non abbiamo avuto nessun tipo di problema, non abbiamo avuto contagi, nessun contagio né a Novara né ad Aosta. Perché? Perché c'è stata il dialogo, perché c'è stata la comunicazione, perché con i detenuti bisogna parlare, andare dentro, andare nelle sezioni, bisogna parlare con le famiglie, bisogna dare il tempo di capire quello che sta succedendo. Perché hanno tutto il diritto di capire. E anche a proposito dei telefoni cellulari, che molto spesso sento dire, anche effettivamente è vero, le carceri sono piene di telefoni cellulari anche nell'alta sicurezza. Quindi vuol dire che forse il reato, non so, la pena serve. Cioè, ripeto, io a proposito dei telefoni cellulari, io a Novara e ad Aosta abbiamo installato già da molto tempo le salette Skype, cosa che sto cercando di fare a Torino, e siamo già a buon punto. Io i telefoni cellulari non li ho dati. Non li ho dati né a Novara né ad Aosta. Non so se questa cosa deve essere secretata, non lo so. Perché? Perché abbiamo ritenuto che
cioè, un po' il suo collegamento è un po' problematico, perché molto spesso cade la linea. Credo che abbia risposto a gran parte delle domande. La coordinatrice onorevole Ascari si riserva di farle pervenire una domanda per iscritto. Nell'occasione della risposta, se lei ritiene, può integrare con gli argomenti che magari non sono stati trattati approfonditamente e che hanno bisogno di un'ulteriore rivisitazione da parte sua. Va bene? Mi spiace. No, per carità. Per iscritto anche l'onorevole Vandaferro farà delle domande per iscritto. Grazie, grazie del suo contributo, grazie. Grazie a voi, grazie. La seduta è tolta.